Bentornati su Amatech Blog. Oggi vedremo insieme Canon PowerShot G7X Mark II, la macchina fotografica compatta dalla tecnologia molto avanzata. Chiusa in soli 319 grammi di peso e con un processore da 20.1 megapixel. G7X Mark II è la seconda versione di G7X di Canon. Cosa cambia rispetto alla prima versione? Questa imbottitura gommata alla scocca che, oltre a dare un ottimo grip alla macchina fotografica, ne dà una consistenza e una robustezza non indifferente. Lunghezza focale che va da 8.8 a 36.8 mm, equivalente a un 24-100 mm tradizionale. Ed il sensore CMOS da un pollice, che per quanto sia molto performante, è ovviamente piccolo, e prova ne è il fatto che con la funzione bulb si possono eseguire lunghe esposizioni, massimo fino a 15 secondi, ma comunque di tutto rispetto. Ottima la batteria, che offre fino a 240 scatti. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo più da vicino questa macchina fotografica, che offre le solite impostazioni di personalizzazione dello scatto, dalla C alla P, che abbiamo già visto anche su Canon EOS M3. Ovviamente c'è anche la funzione auto ibrida, la funzione automatica, l'impostazione scene, che consente anche la personalizzazione dello scatto in base a delle programmazioni di scatto interne della macchina fotografica. Ed infine la modalità filmato. La seconda ghiera che troviamo sulla parte inferiore alla ghiera principale di scatto è la ghiera che ne regolerà la compensazione dell'esposizione, fino ad un massimo di più 3. Abbiamo provato Canon G7X Mark II per molto poco tempo, purtroppo, ma è stato sufficiente a capire che si tratta di una macchina fotografica per chiunque abbia voglia di scattare fotografie e registrare video di un certo livello. Ottima per chi alla fotografia inizia ad accostarsi, perché questa macchina fotografica, per la sua composizione e la sua praticità di utilizzo, vi farà venire voglia di scattare fotografie. Certo è però che il prezzo non è del tutto contenuto. Infatti si parla di un prezzo di circa 650 euro, che non è poco, ma in relazione all'ottima qualità di realizzazione non solo dei materiali ma anche del software molto avanzato, è più che giustificato. Una bellissima qualità di questa G7X Mark II sta nella sua ghiera di regolazione non solo dello scatto ma anche del diaframma. Ovviamente è una ghiera personalizzabile, è personalizzabile in tutto. Si può personalizzare questa ghiera utilizzandola sia per regolare il tempo di scatto sia per regolare il diaframma, e a sceglierlo sarà l'utente. Altra personalizzazione che si può dare alla ghiera attraverso questa piccola levetta posta frontalmente alla macchina fotografica, si potrà regolare il feedback di questa ghiera, che da classico liscio diventerà più scattoso. Semplicissima nel suo utilizzo, che dopo averla accesa è già pronta a scattare le fotografie se la si mette in modalità automatica, oppure se si preferiscono scatti personalizzati basterà selezionare la modalità manuale. Ottimo il tasto di scatto rialzato e molto comodo il tasto per la registrazione dei video. E come al solito il display di Canon non delude mai. Ci troviamo di fronte a un display 3 pollici touchscreen molto ben realizzato, che consente diverse posizioni per offrire il massimo della creatività all'utente, che potrà non solo fare bei selfie ma scattare fotografie da qualsiasi angolazione. Non manca ovviamente la connettività Wi-Fi, a cui ci ha abituato Canon, che è sempre dello stesso tipo e sempre utilizzando la stessa identica applicazione che già abbiamo visto nelle recensioni precedenti, potremmo non solo scaricare le fotografie e i video, ma anche scattare una fotografia da remoto col proprio smartphone, iOS o Android che sia.
Unico neo purtroppo di questa macchina fotografica è l'impossibilità di poter collegare un microfono esterno oppure un flash, perché non è prevista nessuna slitta. Ma si sa, per mantenere le dimensioni e il peso ridotte bisogna sacrificare qualcosa. Per fortuna però ci troviamo di fronte ad un microfono che non è per niente male, e ve ne diamo una prova. Prova di registrazione con microfono tradizionale. Prova di registrazione con PowerShot G7X Mark II. Caratteristica però molto apprezzata di questa PowerShot G7X Mark II è la possibilità di poter collegare ad essa un powerbank per la ricarica veloce della macchina fotografica. In questo modo non si rischierà mai di rimanere senza batteria quando si è in viaggio. E la seconda porta di connettività è una classica HDMI. Per qualsiasi informazione non esitate a chiederla nei commenti. E per vedere come scatta questa Canon G7X Mark II, vi raccomandiamo di guardare il nostro demo video già online sul nostro canale YouTube. Vi ringraziamo per aver guardato il nostro video e vi diamo appuntamento al prossimo video. Sempre qui su Amatec Blog.